Bella ragazzi, finalmente bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, mi è salita una scimmia incredibile. Oggi torniamo con Trials, più carichi che mai. Sono felicissimo di come abbiate accolto il gran ritorno settimana scorsa. Sono felicissimo di vedere come questo gioco sia rimasto nel mio cuore e anche nel vostro. E quello di settimana scorsa è stato soltanto l'inizio, diciamo, di una serie di cose che mi sono balzate in testa e che mi faranno soffrire lentamente sempre di più. Vi avevo chiesto un po' di supporto e l'ho ottenuto ampiamente, motivo per cui oggi andrò a provare a battere i record miei di 3 anni fa. 3 anni fa in cui me la cavicchiavo, non ero un pro player di quelli che fanno i circuiti ninja, però giochicchiavo bene. Mi sono accorto che ad oggi riesco a dare quel qualcosa in più per migliorare dei tracciati. Questo era il prospetto di 3 anni fa. Questo invece è quello che abbiamo ad oggi per quanto riguarda la sezione estremi, perché come vedete il resto l'ho finito tutto quanto, anzi li sto iniziando a platinare tutti quanti i livelli. Ora siamo nella categoria estremi e mi manca l'ultimo livello da far diventare oro almeno per finire al 100% il gioco, quantomeno il gioco di base senza contare DLC. Il record da battere sono 67 errori e 6 minuti e 51, ma noi puntiamo a fare 44 errori massimi in 6 minuti per ottenere l'oro. Inferno 4, oggi ci divertiamo. Raga, mi raccomando un like perché alla fine poi vi dirò qualcosina che ho in mente anche per i prossimi episodi. Bentornati. Allora, il primo salto è gratuito, nel senso che possiamo ricominciare quante volte vogliamo, anche se quasi ce l'avevo fatta. Questo è uno dei salti più bastardi della storia. Ci sono due modi per superarlo in teoria. Uno è appiattirsi e arrivare qua, l'altro è farlo tipo saltando di fila. Ora però non potrò essere troppo loquace se non durante il primo salto, perché mi servirà tanta di quella concentrazione che non potete capire per sto livello. Una cosa che consiglio a molti che guardano Trials magari per la prima volta così, o che non hanno mai giocato, dato che è gratuito, scaricatelo. Trials è bello da vedere, tutto, e a mio avviso ci sta, ma solo se lo provate potete capire quanto possono essere difficili alcune cose che si devono fare. Olè. Primo salto è andato. Ah! No, questi sono errori che non devo fare. Ok. Secondo checkpoint, qua l'ho preso lentissimo da stupido. Mannaggia la bomba lì. Ok. Ok. Non ho preso checkpoint lì, ma sono un pirla infatti. Vabbè raga, il primo giro lo faccio... Vai! Più veloce della ruota! Il primo giro lo faccio a cazzo di cane per riprenderci la mano. E di qua ho preso sto cazzo di checkpoint. Poi si fa la capriola in teoria. E si arriva a quest'altro. Questo è un pezzo difficile che mi dà molto il culo. Merda, sto salto di merda, perché devi andare sopra qua e darti una spinta. Vedi? Mannaggia, vedi, se la facevo ero già in vantaggio netto. Puttana Eva, sto salto del cavo. Vai. Male, perché lo sto facendo di fretta. Puttana Eva, 44 errori, ne ho già fatti 21, mo. Ok, qua l'ho fatto. Ma non così. Di base è ancora salvabile la situazione, perché 20 errori posso anche evitare di farli, mo. Ecco, ho fatto un inizio un po' rushato. Potevo tenerla con un po' di abilità in più, un po' di pazienza in più. Dai che l'ho tenuta! Figa. C'è chi lo fa in 0 errori, ragazzi, in 38 secondi sto circuito, gente malà. I pro player di Trials sono dei personaggi malatissimi, raga. Voi non potete capire che livello di malattia che hanno. Ok. Dai, sali! Sali, moto! L'ho fatta salire, non so con che forza di volontà, di spirito. Ok raga, 24 errori, ho fatto tanti errori all'inizio che potevo risparmiarmi sinceramente, perché potevo risparmiarmeli. Ma qua, come sto andando bene? No, e adesso inizio a vedere la luce. Ho detto all'inizio la faccio a cazzo di canne sta prima volta, non morire. No raga, ma qua non sono mai morto così tante volte nella mia vita. Fra è un pezzo semplicissimo. Ah, vabbè, devo far così. No. Raga, non sono mai morto in questo pezzo così tante volte. Ecco, basta far così.
33 errori e siamo alla fine, eh? No, quello ho preso male. Devi arrivare lì sopra. Sì, raga, c'è il traguardo lì. Ho 7 errori per arrivare al traguardo. Raga! Raga! First try! 20 errori posso farcela. Volendo 20 posso tirarlo giù perché sono morto 10 volte, 15 volte come un ebete. Ho fatto la parte finale senza sbagliare neanche una volta. Holy shit! 0 errori, 2 minuti, raga, 0 errori, inferno, siamo a un livello troppo alto, a mio avviso. 100%! Sì! Dopo 3 anni ho tutti i tracciati del gioco di base oro, almeno. Allora, Furia di Pietra l'ho provato in questi giorni, raga, e qua sono vicino al platino. Ho 2 errori. Anche Occhio del Ciclone si potrebbe fare. 6 errori. Allora, intanto, con un bel like, raga, al prossimo episodio proviamo a platinare, se non questi estremi, qualche livello difficile. Occhio del Ciclone con 6, raga, io lo voglio migliorare, voglio arrivare al massimo a 2 errori. Mi è sembrato fin troppo facile fare inferno così, raga. Cioè, che skill migliorata nel giro di 3 anni. Più diventi vecchio, più diventi più bravo, come il vino. Allora, qua devo ricordarmela un attimo, eh. Sì, si può fare anche con calma, così, ma volevo farlo più veloce. Ok, vedi? Questo problema è che è buio e io quando registro con le luci vedo un cazzo. Arrivaci fra... No, pirla enorme. Ok. Qua che io mi ricordo c'era da prendere la rincorsina. Ok, ho capito, fermo! Do cazzo, vai! Ok, vedi che me lo ricordavo com'era. Qua ci sarà da fare un rimbalzone. Doppio rimbalzone ci vuole lì. Ma lo prendiamo con calma, facciamo così. E se da qua... Ah, ci arriviamo. Ah, qua dobbiamo tenere in equilibrio con la moto davanti. Oh, come l'ho preso! Era interessante qua. E qua, raga, di base, con 6 errori uguale. Primo try abbiamo fatto 6 errori. No, possiamo abbassarlo sicuramente, raga. Dai. Anche qua potrei andare di fila, in teoria. Ma meglio fare... No, sono morto come un imbecille. No, poi non me la meritavo. No, neanche questa morte mi meritavo. Dai, rimbambito. Raga, ma che cazzo ho fatto? What the fuck? 4 errori, 23 secondi guadagnati. 1 minuto e 5, siamo nel tempo del platino. Ecco, provo a farne qualcuno in meno. 0 magari lo proviamo in un video a parte perché ho bisogno di tempo. Questo si può fare veramente con 0. Lo posso platinare. Non far cagate qua. Non far cagate, vedi, non devi arrivare con la ruota davanti. Devi arrivare così. E qua non devi cadere, non devi cadere, non devi. Cioè, sono cose che, come vedete, raga, le faccio. Devo avere il culo di fare tutto il circuito senza sbagliare. Vedi? Madonna, guarda, Madonna Santa. Santa Madonna. Ho 3 errori. Fanculo. Mamma mia, che cazzo sto facendo sta run, ragazzi. Che cazzo di run sto facendo? Ma la vado a buttare via qua, eh. Guarda. Guarda, sempre sto salto di merda, che è una stronzata da fare. Anche questo. Buttato via una run in un punto di merda. Riparto da capo. È guerra totale. È sempre sto saltino di merda, eh. Che mo' ho fatto bene. È sempre sto punto del cazzo. Che ho fatto bene. No, no, no! No! Era il traguardo con 0 errori, ce l'avevo fatta! Fra! No, lo
lo sapevo, ho driftato tutto. Dammi aria, figa, mi sono caldo. È guerra. Mi sono fatto prendere dal panico di non avere mai sbagliato fino a quel punto. E mo silenzio stampa e si va a rushare, raga. Vaffanculo, va. Cioè, mi sono dato altri 7 secondi al mio record personale. Guarda, no, ho premuto un freno per sbaglio, per... Ho premuto un freno per sbaglio, ragazzi. Mi hanno dato 17 secondi nella mia precedente run al mio record personale e poi sono morto alla fine come un ebete e ho cancellato tutto! Ce la faccio, mo, ve lo giuro. Ma vaffanculo, va! Dio! È giusto incazzarsi nel corso dei video, perché alla fine poi quando ce la fai glielo butti in faccia il punteggio. Signori! Sì! Con 2! Sotto il minuto! Sì! Primo livello estremo che finisco col platino! Va bene. Va bene. Zero errori. Potevo anche farlo più veloce. Spero che il mio cervello non senta queste parole, perché sennò mi metterei qua. Va veramente bene così. Ragazzi, oggi abbiamo migliorato Inferno e platinato Occhio del Ciclone, categoria estremi del gioco. Questo è il gioco completo, ma qua abbiamo quei 6 DLC più 2. Ne abbiamo volendo da fare, più abbiamo quelli del Track Central che sono creati dagli utenti, che ci sono livelli che non vi voglio neanche spiegare. Io vi chiederei un bel mi piace, raga, dobbiamo raggiungere i 30.000 like. Fatemi sapere se questa cosa vi piace, così che nei prossimi proveremo altri livelli da migliorare, da platinare, o comunque provare livelli estremi del Track Central, prove abilità nuove. Ne abbiamo ancora un bel po' da fare, volendo, se vi piace il gioco, se vi piace questo stile di video che è bello mettere ogni tanto. Ci sto giocando un sacco in questi giorni, quindi non capisco perché non dovrei condurvi assieme a me nella malattia mentale. Grazie a tutti, raga, ci vediamo presto con tanti altri video. Mercoledì nuovo gruppone di obiettivi. Vedremo di tutto alla prossima, raga. Bella.